Un salutone a tutti, rieccomi qua con un nuovo video con il giorno dopo Juventus Lazio. Ma prima di iniziare a parlare un po' del tutto, se vi va lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare aggiornati su qualsiasi video che caricherò. E ieri veramente su Paolo Dybala che dopo aver finito la partita, come sappiamo, ieri è stata l'ultima partita di Paolo Dybala e Giorgio Chiellini all'Allianz Stadium. Dybala che dopo la partita si è messo a piangere davanti a tutti i tifosi, in qualcosa veramente che mi ha strappato il cuore di lacrime. E si vede che il giocatore voleva restare, e dispiace veramente tantissimo, tantissimo, c'è grandissimo rammarico, dispiacere e tristezza da parte mia, no, che, da parte di vari tifosi juventini nel non vedere più Paolo Dybala all'Allianz Stadium, anzi, nel non vedere più Paolo Dybala la prossima stagione con la maglia della Juventus. E che potrei aggiungere, grazie, grazie mille Paolo Dybala per il tutto che hai fatto per questi 7 anni veramente bellissimi. Arrivato a 21 anni, ma ha fatto veramente i periodi che è stato alla Juventus. È arrivato, diciamo, da bambino, da ragazzino, ed è cresciuto ed è diventato un campione. Gli auguro veramente il meglio ovunque vada. Ovunque vada, assolutamente. E poi su Giorgio Chiellini dispiace veramente tantissimo. E poi Allegri ha detto pure su Chiellini bisognerà mettere un suo video a Coverciano per far insegnare ai ragazzi, ai giovani, come si fa, come si difende. Ma comunque avrete capito, ed è ovvio, un esempio come Giorgio Chiellini, mancherà veramente anche Giorgio Chiellini, la sua grinta in campo. La testa sempre fasciata, l'aggressività che ha Chiellini, il modo di difendere di Giorgio Chiellini, la BBC adesso manca so adesso, adesso è rimasto solo Bonucci. Ieri sono stati presenti all'Allianz Stadium Bonucci, Giaccherini, se ricordo bene, Marchisio, Barzagli. E chi altro? Pjanic, che anche lui manca veramente tantissimo. Miralem Pjanic manca veramente tantissimo. Vabbè, mancano tutti, ovviamente. Buffon, partendo da Buffon, da Pjanic, come detto, c'era pure Pepinho, Marchisio, Emanuele Zaccherini, grandissimi giocatori, cioè grandissime persone per quello che sono stati la Juve. Ragazzoni, non aggiungere altro, sono ovviamente pezzi di storia che posso aggiungere in primis. Ok, sull'addio di Paolo Dybala, ok, sull'addio di Giorgio Chiellini. Una cosa molto importante: trovo veramente la società stata veramente una società, la società è stata veramente vergognosa, ridicola nel trattare un campione come Paolo Dybala, nel trattare Paolo Dybala così. E poi applaudivano alle lacrime di Paolo Dybala, arriva bene. E Agnelli, da quello che ho capito, sono stati pure fischiati. Ma meritano i fischi, sti pagliacci incompetenti. Come fate a mandare Paolo Dybala via? Ma vergognatevi, va. Vergognatevi, fatevi un lavaggio al cervello. E ecco, sto vedendo proprio adesso. Arriva bene e Agnelli. Ma vergognatevi, veramente. Vergognatevi. Auguro veramente tutto il bene a Paolo Dybala, ovunque vada, gli vorrò sempre grandissimo e grandissimo bene, grandissimo e grandissimo male allo schifo di società che c'è adesso, che c'è adesso, sulla curva sud, problemi sulla curva sud, Agnelli ha dato, e poi sugli ultras, eccetera, 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 ma dispiace. Mi spiace veramente, prima su Chiellini e Dybala lo ripeterei 6.777 volte. E chiudendo questa parentesi, riguardo alla partita di ieri, c'è da dire che è stata meritata da parte della Lazio. Il fallo su Cuadrado c'era e c'era pienamente. Una Juventus che non mi è pienamente piaciuta. Dybala mi è piaciuto, l'attacco, la fase offensiva mi è piaciuta, ma siamo stati pienamente schiacciati dietro e non c'è stato coraggio nell'attaccare. Brutta partita da parte della Juventus, ma dai, in fin dei conti contava uscirne con un bel risultato. Dispiace,
che la Juventus non abbia vinto, pareggiato, risultato pienamente giusto, poteva pienamente vincere la Lazio, perché ripeto la millesima volta, la Lazio meritava assolutamente, e basta così, dai. Ragazzi, non aggiungerei pienamente assolutamente altro. Aspetto una vostra. È stato il video il giorno dopo. Juventus Lazio, per chi mi conosce un po', molto, molto strano, ma non aggiungerei altro. Poi ho anche mal di gola. Se starei a parlare, starei un po'. Mi peggiorerei solo le condizioni. Non volevo non fare questo video e basta. Commentate, ragazzi, mi scuso tantissimo nel non avere detto tutto, nel commentare le parole di Allegri come faccio pienamente sempre, ma questa è andata così. Adesso testa la Fiorentina, sperando che vada bene e che si vinca la partita, e che si vinca assolutamente la partita. E basta, società vergognosa, mi ripeto la millesima volta, dispiace tantissimo e tantissimo e tantissimo per Dybala e per Chiellini, per il loro due addii, per i loro addii, e vedremo che accadrà riguardo al calciomercato. E così, riguardo al calciomercato, Pogba, Di Maria, ne vorrei parlare in un video a parte riguardo al calciomercato, sperando che io guarisca presto, al presto possibile. Dai, ragazzuoli, mando un grandissimo saluto, un grandissimo abbraccio, ripeto la millesima volta, commentate il giorno dopo riguardo alla partita di ieri, tutto che è successo, la chiave di Paulo Dybala, che dopo averle viste mi sono veramente messo a piangere, lo ammetto, e lo ammetto. Dispiace, dispiace, dai. Mando un resto saluto e un grandissimo abbraccio, sperando che stiate bene. Mi riferisco in primis ai tifosi Juventini, ma ovviamente che credo che il rammarico, un po' di lacrime, un po' di emozione e tristezza sia venuta da tutti i tifosi, nel vedere una situazione così di Dybala che piange, che dimostra che non voleva andare via dalla Juve, ma questi pagliacci non gli hanno voluto rinnovare il contratto, ma saranno pure tanti motivi, ma io la penso pienamente così, ma è andata così. È andata così, dai, auguro tutto bene Paulo Dybala, e aspetto i vostri commenti. Ripeto, non ho ripetuto una millesima volta, vi scuso tantissimo. Vi mando un grandissimo saluto e un grandissimo abbraccio, e nonostante tu, cioè nonostante tutto, e sempre, ma per sempre, fino alla fine, forza, Juventus.